Appassionati di calcio, un saluto da Pietro Di Paolo e bentornati su Eleven Sports, pronti a vivere insieme questo confronto diretto tra rivali nella Lobison. Fornito si allontana, lo scambio con il compagno che poi la mette al centro, l'opportunità per Faella che la domestica, la conclusione centrale, facile l'intervento di Daga. Balde spostata a sinistra. Lo scambio con Fazzi, ancora Balde, pallone che arriva a Catania, potrebbe tentare il tiro, eccolo! Impreciso. Fornito, l'allunga per De Sena, defilata a sinistra, la riesce a fare arrivare in aria De Sena, forse si allontana Fornito, con il destro De Sena, di poco, fuori. 36esimo minuto. Tenta lo squillo su punizione la Gelbison con De Sena. Chiamato Loreto. Fornito. Fornito si accentra, supera due avversari, anche il terzo Fornito, area di rigore, il tiro di Fornito, la parata a terra da parte di Ferrini. E poi si fa sfuggire via Faella, Faella, l'area di rigore, Faella, 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 il tiro respinto. Si salva il Messina, partire con Fornito, attenzione Faella, Faella chiama palla da quest'altra parte, Nunziante, Faella limite, Faella, il pallone forse c'era fuori gioco, si prosegue, attenzione alla conclusione, respinta, e poi Daga che riesce a bloccarla a terra, brivido per il in orizzontale su Fiorani che chiama l'azione Versienti. Sulla tre quarti, Versenti, pallone sul destro, Versenti, prova la conclusione diretta e si salva distinto D'Agostino alzando il pallone in calcio d'angolo. È il primo vero squillo del Messina. Tutti in area di rigore, il traversone, il colpo di testa che si spegne di pochissimo alto sulla traversa da parte di Capitan Camilleri. Dunque nell'arco di 30 secondi arriva il fischio dell'arbitro. Fornito con il sinistro, il vantaggio della Gelbison, un gol d'antologia di Fornito, Messina 0, Gelbison 1. Timido pressing di Zuppel e termina qui, dunque quarto successo consecutivo della Gelbison che spugna il Franco Scoglio per 1-0 grazie al gol nel finale.